Cioè, troppo spesso a valutazione di impatto ambientale che ha esitato non bene o non soddisfacentemente, allora l'ultima spiaggia è ora tiriamo in ballo la salute. E questo lo fanno i cittadini o i comitati, e questo lo fa a volte anche l'ente pubblico. Cioè, quando non si riesce ad arrivare fino in fondo a una questione, allora, oppure a prendere una decisione finale, allora si tira dentro la valutazione di impatto sulla salute e ci chiamano. C'è una difficoltà a decidere? Ci chiamano. Ecco, allora, quando ci chiamano con il treno già in corsa, oppure che il treno già è arrivato alla stazione, bisognerebbe avere il coraggio di dire che è troppo tardi. I treni in corsa ci si fa male, se si prendono in corsa, si può anche morire. I treni addirittura che si prendono alla stazione di arrivo è evidentemente un treno sbagliato, è un sbagliato treno e non posso fare il mio lavoro. Perché la valutazione di impatto sulla salute è per definizione una valutazione preventiva, cioè una valutazione che si fa prima, per cercare di stimare quali saranno gli impatti successivi a delle decisioni. E si fanno scenari, come diceva giustamente l'avvocato Ceruti, gli scenari possono essere da quello zero a una serie di scenari alternativi. Perché? Perché si valuta per comparazione, si valutano scenari diversi e si dice allora se non si fa niente, se si raddoppia, se si triplica, se si aumenta del 20%, tutto questo cosa può determinare come effetto ambientale sulla salute. Ecco che diventa fondamentale l'aggancio fra ambiente e salute. Non si può fare una valutazione sanitaria senza aver fatto una buona valutazione ambientale, perché la valutazione è strettamente connessa. E dov'è il problema oggi in Italia? Il problema oggi in Italia è che non esiste un ente, un ministero, una legislazione evoluta e avanzata sulla connessione fra ambiente e salute. Si fatica, perché di solito si fanno normative ambientali e quando va bene ci si inserisce anche un po' di componente sanitaria, oppure di solito si fanno valutazioni tutte di salute di tipo igienistico, sanitario, ma non si vede la connessione con l'ambiente. E non si tratta di fare una buona valutazione ambientale e una buona valutazione sanitaria in parallelo, ma si tratta, perché le rette parallele non si incontrano mai. Qualcuno lo sosteneva che c'erano le parallele convergenti, ma è una cosa che in fisica non si avvera, né in fisica, né in geometria, né in matematica. E quindi quello che invece bisogna fare è studiare la connessione tra ambiente e salute, cioè la connessione che esiste tra fenomeni ambientali e fenomeni sanitari.